Ciao Cesira, ti voglio mostrare una cosa strepitosa, la mia nuova stampante manuale a 5 cartucce di inchiostro separate. Non ci credi, eh? Guarda Cesira, ti mostro questa cosa strabiliante. Se ti serve una carta nel bel mezzo di una partita a poker, guarda, vieni inquadra da vicino, ti basta avere una carta bianca fotografica, la tua stampante a 5 cartucce, guarda, la inseriamo nella stampante e in un attimo puoi stampare la carta che ti serve. Ah. Hai visto altro che l'asso nella manica, Cesira, qua noi siamo avanti con le stampanti, Ma adesso ti voglio mostrare una cosa, sai, ti voglio far vedere questa macchina fotografica, la Canon IXUS 1000 HS, guarda Cesira, bella Pensa Cesira, zoom ottico 10x con lo stabilizzatore ottico, in pratica quando la usi le immagini non tremano, il corpo è in metallo, sensore ci mostra 10 megapixel e filmati full HD. Sì Cesira. Significa che con questa macchina fotografica puoi anche fare delle riprese video in alta definizione, grazie al sensore ci mostra 10 megapixel. Sì, ma Cesira, vieni qui vicino, inquadra bene la IXUS 1000 HS. Brava, voglio farti vedere dei dettagli, vedi? Guarda, qui apriamo questo sportellino e possiamo mettere la batteria. Bravissima Cesira, ecco, guarda. Poi abbiamo un altro sportellino magico, qua accanto, guarda, si abbassa e si apre così. E qui possiamo inserire la nostra SD, la memoria per salvare i filmati e le foto. Infine, qui laterale, guarda, trovi... Eccoci qua, abbiamo l'ingresso per il cavetto USB e per la connessione con un televisore HDMI, quindi ad alta definizione. Poi, adesso ti faccio vedere, Cesira, guarda, non distrarti, guarda qua, perfetto, guarda. Nella parte superiore hai più selettori, da qui puoi scegliere se fare delle riprese, scattare delle foto oppure mettere la IXUS in automatico. In pratica puoi scattare foto e fare riprese nello stesso tempo. Poi poco più a destra trovi il pulsante per l'accensione e la manopola per il potentissimo zoom ottico 10x. Cesira, fino qui tutto chiaro? Oh yeah! Bravissima! Allora Cesira, vieni più vicina, adesso ti voglio mostrare nel particolare il display, vedi, lo accendiamo ed è semplicissimo da usare, qui abbiamo il pulsante per attivare il menu, eccoci qua, col menu possiamo settare la nostra IXUS 1000 come preferiamo, vedi, è molto intuitivo, basta girare questa rotella e possiamo decidere la qualità delle immagini, bilanciare il bianco e tante altre funzioni, oppure lasciare che si occupi di tutto la nostra IXUS 1000. Bene Cesira! Ora stampiamo una foto sulla nostra Canon MG5250. A proposito, caro youtuber, non sai o conosci le caratteristiche della Canon MG5250? Basta che premi sul pulsante che appare a video. Bene, e ora Cesira, andiamo avanti con la stampa delle foto. Sai, potremmo collegare direttamente la macchina fotografica alla stampante con un cavetto USB. Ma oggi ti voglio far vedere, vieni, come funziona la stampa dalle memorie SD. Guarda, vedi, apriamo lo sportellino che ti ho fatto vedere prima, premiamo per estrarre la memory SD, ecco qua, vedi, è questa, guarda che bella. Allora, mi raccomando, devi fare in modo che il lato con l'etichetta sia rivolto a sinistra quando la inserisci nella MG5250, vedi, apriamo lo sportellino qui e la inseriamo, come ti ho detto, con l'etichetta rivolta a sinistra. Perfetto, la stampante si accende automaticamente. Fatto questo, prendiamo della carta fotografica Canon, vedi, ecco, perfetto, ne prendiamo un bel fogliettino qua, eccoci qua, e lo inseriamo nel caricatore posteriore, mi raccomando, tenendo il lato stampabile, quindi quello lucido, verso l'alto. Bravissima Cesira. Ma Cesira, lo sapevi che la carta originale Canon ti permette di garantire la qualità nel tempo alle tue stampe. Quindi se usi degli inchiostri originali, praticamente il tuo album dei ricordi non ingiallirà mai. Ma Cesira, andiamo avanti che ti voglio far vedere. Vieni da vicino, inquadra il display, perché guarda, la stampante automaticamente ha già riconosciuto le foto e ci fa vedere la prima. Ora noi, girando la rotella qua, vedi, possiamo andare a scegliere la foto che ci interessa. Ecco, perfetto, questa. E poi possiamo scegliere il numero delle copie, vedi, con i tasti più e meno, noi adesso ne facciamo una, che ci basta, non dobbiamo mica tappezzare la casa. Poi possiamo confermare il numero di fogli da utilizzare e le varie impostazioni, vedi, da impostazioni di stampa, ok, e ora basta sfiorare il pulsante
per la stampa a colori e la fotografia va in stampa. Eccoci, Sira, guarda come sta venendo fuori, guarda, ora la stampante carica il colore, è un po' come la mia mano, cioè le 5 cartucce separate che lavorano. Senti, guarda, guarda, vieni, vieni, perché è velocissima, guarda cosa viene fuori qua, incredibile, guarda, guarda, ti ricordi quella domenica che siamo andati a fare il picnic, quanto ci siamo divertiti in una bella giornata proprio, e ora possiamo rivivere tutte le emozioni di quel giorno con questa fotografia, Guarda che colori, Cesira! Guarda proprio, sembra di essere ancora lì, di sentire ancora i profumini. Mamma mia, che giornata incredibile, Cesira! Perfetto, ti piace, Bene, allora, Cesira, nella prossima Canon Pill Video ti voglio mostrare come ristampare una fotografia di quelle vecchie e addirittura migliorarla! Perfetto, allora dai Cesira, andiamo, prepariamoci, perché ti voglio proprio far vedere come funziona, Bye bye. Ristampa di fotografie.